Allora, cominciamo. Abbiamo fatto una commissione congiunta, lavori pubblici e commissione ambiente e territorio, perché abbiamo in discussione all'ordine del giorno un'approvazione del progetto relativo alla convenzione tra la provincia di Varese e il comune di Busto Arsizio per la rotonda sulla strada provinciale 13, e avevamo aggiunto una mozione del consigliere Speroni che riguardava l'aggiornamento del piano urbano del traffico, proprio perché avevamo fatto anche dal punto di vista urbanistico le due commissioni congiunte. Va bene, cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno, quindi l'approvazione del progetto per la convenzione. La parola alla consigliera Pagliarini, prego. Buonasera. Allora, la bozza di convenzione è per la realizzazione della rotonda, l'incrocio tra via Toscana e via Biella, è tra il comune di Busto, la provincia di Varese, il comune di Villa Cortese e il comune di Legnano. L'opera è stata spinta e voluta soprattutto dal comune di Villa Cortese, anche se l'opera ricade sul nostro territorio, in quanto è un incrocio molto pericoloso, è stato segnalato dalla provincia come uno degli incroci più pericolosi, anzi, di tutta la provincia di Varese, e si trova appunto al confine tra Busto e Villa Cortese, e interessa anche la strada che viene dall'ospedale di Legnano, per cui è molto trafficata, e sull'incrocio, sebbene la provincia abbia anche abbassato il limite di velocità, purtroppo è proprio un punto dove ci sono tantissimi incidenti. La bozza di convenzione era nata da un primo accordo ancora nel marzo 2010, al quale avrebbe dovuto partecipare anche la provincia di Milano, appunto essendo i comuni di Villa Cortese e di Legnano in provincia di Milano, e poi si è ritirata, per cui appunto sono rimasti quattro enti che ho appena citato. La convenzione praticamente prevede appunto la realizzazione di questa rotonda con un quadro economico di 400.000 euro, di cui il comune di Busto contribuisce per 50.000 euro. Il progetto è stato redatto dalla provincia di Varese, mentre il capogruppo della realizzazione dell'appalto sarà Villa Cortese, che poi effettivamente è il comune interessato. E il comune di Busto, oltre appunto all'impegno di che è già stato a bilancio del contributo di 50.000 euro, prende a carico anche dei tre tratti di strade provinciali che verranno dismesse dalla provincia. E appunto il terzo impegno era quello di fare la variante urbanistica, in quanto il piano regolatore in questo momento prevede l'incrocio così come è attualmente. Basta, per cui la variante urbanistica praticamente viene fatta con la 23, ancora legge regionale 23, e è possibile approvarla, in quanto appunto variante è un'opera pubblica, se no normalmente attualmente di variante al piano regolatore non se ne potrebbero fare. Quindi in consiglio vi troverete due delibere, la prima che è appunto l'approvazione della bozza d'accordo di programma. La seconda, appena in successione, è quella di approvazione della variante al piano regolatore con la legge 23. Praticamente la variante al piano prevede il riaggiornamento di alcune zone che erano in zone agricole, appunto a strada. La variante interessa anche una parte del parco alto milanese, ma che ha dato peraltro parere favorevole, che abbiamo acquisito agli atti, e potete trovarlo con una cartella di consiglio. Sì, va bene, per tutti i colleghi commissari che volessero magari visionare la bozza di convenzione e gli elaborati grafici, la possono Io ho stampato appunto sia il quadro economico. Ci dovrebbe essere un cartaceo, che è stato distribuito, ma ce l'ha l'architetto Paterlini. Mi interessa vederlo, quindi lo porto.
No, tecnicamente, vabbè, il corbano andava messo anche il cartaceo, comunque, vabbè. In allegato con la... Visto l'urgenza, consigliera Dada, ci scusi, ha ragione, la prossima volta saremo più attenti. Se può, comunque, se la signora Dada vuol vedere, o glielo posso consegnare anche adesso? Cioè... Magari al limite geograficamente se ce la fa allora... vedere, così capiamo bene l'ubicazione, giusto perché così tutti siamo ai dotti e facciamo meno domande possibili in consiglio comunale. Grazie. Allora, aspetta che guardo quella che si capisce meglio, per me. Forse meglio questa. Grazie per questa parte. Qua praticamente c'è l'ospedale di anche la stampa. Avanza le richieste della stampa. Ci sarà la segnalazione.
Thank you.
abbiamo dibattito, abbiamo capito il senso. Viva. Ringraziamo l'architetto Paternini che ci ha illustrato. Quindi abbiamo capito tutti che non potranno accettare in fondo. Il dibattito che è stato registrato. Prende l'ordine, perché? Va bene, in principio quindi la commissione è favorevole. Ok. Ah, bisogna votare. Allora, prego, ci vuole farlo. Pronto? Allora, io sono favorevole a questa rotonda, tra l'altro ho partecipato in provincia ai lavori, proprio perché questa rotonda secondo me è molto importante per limitare il traffico dell'ospedale di Legnano e anche per evitare gli incidenti che avvengono sulla curva subito dopo. Come ho ribadito in provincia, in consiglio provinciale, l'ho ribadito anche qui in commissione, che la zona dove viene effettuata questa rotonda, raccordo tra Viale Toscana, la strada che va a Villa Cortese, è proprio la zona dove mille anni fa è stata combattuta la battaglia di Legnano, che il comune di Legnano ci ha scippato. Quindi ho chiesto in provincia, ribadisco, questo non c'entra. Tante rotonde sono arredate in un certo modo, con i telai piuttosto che con altre cose, chiedo che questa rotonda venga arredata in modo tale da ricordare la battaglia che Legnano ci ha scippato. Quindi ci riapproviamo della battaglia mille anni dopo. Senti, chiedo una commissione del Papa Rossa per vedere se è d'accordo. Chiedo la commissione del Papa Rossa. Va bene, la decisione che ci consideremo, ci avanzeremo di solito, la strada del Papa Rossa diventa la rotonda. Bisogna lottare la nuova, bisogna lottare quindi la rotonda, finirò di farti le cariche, così almeno la vedi, e poi ti ma devi sponsorizzare, ci verificheremo il progetto e se ci piace lo più fa, lo dedichiamo alla storia, prego, se ci richiamo, dentro, dentro, chiedo all'assessore se può segnalare i tempi di rispondere. Entro 60 giorni, che è anche più o meno il tempo che serve a noi per poter fare la variante urbanistica. In quanto la variante urbanistica, dopo l'adozione, deve essere esposta per 60 giorni all'avvocatorio per eventuali osservazioni, dopodiché torna in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. E subito dopo il comune di La Cortese è già pronto, questo che avete visto è il progetto definitivo. Però è praticamente già pronto anche il progetto esecutivo e l'ufficio tecnico del comune di Villa Cortese sta già lavorando sui dati, in modo che nel momento in cui viene approvata definitivamente la variante, con un bando negoziato faranno la gara. Io abbiamo stimato che per i primi di settembre iniziano i lavori, poi i tre mesi vengono fatti, non è che... gennaio non ce l'abbiamo. Potete quindi fine anno, gennaio. A parte che verrà fatta sempre con la metà strada, occupando la metà strada, per cui il traffico non è che venga in abbiamo risposto. L'importante è che non vada su nessuno crematorio. Non è quella. Va bene, quindi diamo per giovedì. Allora, andiamo all'ordine del giorno, un altro punto, che era la mozione presentata dal consigliere Francesco Di Cosperoni circa l'aggiornamento del piano urbano del traffico relativamente a Piazza Manzoni. Non c'è il relatore però della mozione, quindi
Era un gel cassata. Sì, si può presentare comunque in commissione comunale, avevamo notato che non era obbligatorio il passaggio delle commissioni. Di questo, di che ma visto che abbiamo l'assessore, magari si vuole l'assessore. Magari l'assessore se vuole dire il suo parere sulla funzione. E dal parere della giunta sulla funzione. Ma è inutile di porre, però secondo me c'è un difetto organizzativo che è capitato ampiamente, nel senso che il proponente a volte non ha conoscenza del fatto che la mozione venga discussa in quella data, quell'ora e quella sede. Cioè io avevo una mozione in commissione sicurezza, ma capito perché il consigliere Unger mi ha avvertito. Come è la conoscenza? Abbiamo presentato anche la comunicazione. Sì, ma la comunicazione per esempio a me non viene in ufficio alle copertine, a me non viene usata la piccola convocazione di commissione di cui non sono membro. Ma chi è la mozione viene comunicata? Quando ho presentato le mozioni in altre commissioni ho mandato la data l'altra volta la comunicata. Ma tutti si interviene nell'interrogazione anche se non è della commissione. No, perché a me è capitato un po' alle capitali. Non in queste, in altre commissioni. Ma c'è la domanda, dire qualcosa. Ma guarda che la possiamo discutere con la mozione. Guarda che si può discutere lo stesso la mozione, ma veramente non c'è scritto lo stesso. Prego. Visto che andrà in consiglio comunale con il nuovo regolamento ne discuteremo, giusto? E allora che già che siamo qua diciamo due parole, almeno per capire di cosa si tratta, c'è qua l'assessore da giovane. Io volevo dare la parola all'assessore che quantomeno sapeva correre da giù. Assessore, prego, ci illumini. Sì, no, però io mi permetto di intervenire su un tema che ho già discusso altre volte. La mozione non è una interrogazione, è il libero formarsi di opinioni di consiglieri su un tema che viene proposto come atto di diritto alla giunta. Allora onestamente io al di là dell'opinione che evidentemente mi sono formato su questa mozione che ha proposto Speroni, ero qui per ascoltare, cioè ero qui per ascoltare che cosa del libero dibattito emergeva. Dopodiché eventualmente alla fine del dibattito avrei espresso la mia opinione, ma mi sembra che esprimerla a freddo senza neanche sentire le ragioni di chi la propone sia francamente molto strano come sistema. Cioè, ero più curioso di capire il senso di questa mozione che onestamente mi sfugge abbastanza, la trovo abbastanza difficile da capire. Quindi prima di comunque assumere una posizione avrei voluto sentire il proponente, ecco tutto qui. E poi se ne vuole discutere lo stesso, io non ho particolari problemi, però non mi sembra rispondente l'opinione della questione. Sì, grazie professore. Sì, effettivamente per il contenuto la mozione la ritengo anch'io leggermente anomala, perché in buona sostanza dice che Piazza Manzoni, avendo degli alberi ma non avendo delle panchine, perde... No, non ce ne sono più, mi sembra. Vabbè, comunque dice che piace la presentazione di piazza, per cui è un attimino da verificare, ma sapere giustamente dalla mia voce al proponente perché illustrava determinate problematiche. Comunque, vabbè, vediamo di sentire magari un attimino di dibattito tra di noi. Alberto, c'è anche sì. Sì, anche secondo me, come ha detto il presidente, era opportuno, cioè rimandare la discussione al consiglio comunale dove sarà presente il consiglio del proponente, anche perché poi al di là del testo ci sono magari delle considerazioni dietro, comunque dei motivi per cui ho fatto questa richiesta che cioè, prenderebbero con stella da questo punto di vista della conversazione. Vabbè, c'è anche l'opposizione ritiene di rimandare il dibattito al consiglio comunale, rimandiamolo tranquillamente. Va bene, quindi rimaniamo di dibattito al Consiglio Comunale, sentiremo dalla voce del consigliere Speroni tutte le problematiche. Chiusa. Bene, quindi abbiamo già visto tutti gli argomenti dell'ordine del giorno della Commissione congiunta, scegliamo la Commissione.
salutiamo tutti e ci vediamo.